Bella serata Presidente, bella beneficenza per Carpi, insomma anche Verona si lega molto bene a questa iniziativa. Beh, credo sia una cosa importante perché nel nostro percorso comunque abbiamo già fatto qualche iniziativa, ne faremo ancora, e voi sapete che insomma c'è stato qualche cosa di importante appunto su Carpi qualche anno fa, e appena abbiamo potuto abbiamo fatto un gesto ulteriore nei confronti di una città che comunque sta ancora subendo, diciamo, le conseguenze, però insomma piano piano si riprende e noi abbiamo cercato di contribuire anche in questo senso. Devo chiederti se hai letto la Gazzetta questa mattina, se hai letto le dichiarazioni di Campedelli che ha parlato dei simboli, dei colori, ha detto che non ne vuole nemmeno parlare con i tifosi del Verona. Sì, l'ho letta, infatti lo volevo ringraziare perché in effetti ha ragione, cioè i colori dobbiamo cambiarli di noi a forza di risultati, e sicuramente cercheremo di fare questo. E poi anche il fatto che comunque mi hanno detto che ha aperto un centro appunto sportivo nuovo, che è una cosa bellissima per la città, e ci andavamo volentieri se ci invitava, ecco, non l'ha fatto, va bene, lo ringraziamo, lo inviteremo quando mai ci riusciremo a fare il nostro. Quindi, diciamo che io capisco la sua, diciamo, ira che può avere, però è più facile che incontri il tifoso del Verona, quindi non parlerà con nessuno. Forse loro si sono un po' offesi per quello che avevi detto durante la trasmissione, non lo so, è una mia ipotesi, non ci parlo tanto. No, vabbè, non dobbiamo, dai, esagerare, però insomma il fatto che non esistono ce lo conferma che non ci hanno invitato, quindi probabilmente qualcosa c'era di vero. Va bene. No, Presidente, sul momento invece della squadra, insomma, dopo la parlo di calcio, non parlo solo di pallavolo e pallacanestro. Ecco, punto. Vabbè, il Zeni sta andando molto bene, anche la Calcedonia, insomma. Infatti, io sono contento. Creiamo una polisportiva allora. Magari, sarebbe una bellissima. Di tecnologia in campo con la Technology? Su alcune cose io la metterei, sulle cose che determinano, diciamo, appunto il risultato della partita, quindi il rigore o diciamo il fallo di mano, palla dentro, palla fuori, o in area lo farei. Quindi firmerebbe la lettera che ha mandato Galliani? Sì, io l'ho sempre detto, io sostengo che non possiamo fermare il mondo ed è giusto che secondo me ci dobbiamo in qualche modo adeguare. D'altro canto, se voi guardate un filmato di 20 anni fa di calcio, sembra la moviola di oggi, quindi giustamente dobbiamo anche noi cercare di capire che l'occhio umano poi arriva a un punto che magari l'errore te lo commette. Una tecnologia più avanzata, penso che, ripeto, usata nel modo giusto sarebbe opportuna.